Giuseppe Pluchino Zisa, è direttore dell'ospedale di Modica, ma qui interviene come esperto, come medico della medicina preventiva, del naturismo in medicina preventiva. L'anno scorso ho fondato un'associazione a Modica a nome LASTEN, che è l'acronimo di queste parole: Libera Associazione Sostenitori Terapie Igienico-Naturali, e della quale ho avuto l'onore di essere il presidente. È un lavoraccio portare avanti questi concetti nuovi, e io in inizio di trasmissione vorrei pregare quei pochi colleghi, certamente saranno pochi, che ascoltano, di non arricciare il naso di fronte a certe affermazioni e tantomeno di sorriderne, perché fin quando uno non conosce certe cose, è bene che prima di sorriderne o prima di criticare ci si aggiorni. Chi fino a qualche anno fa questo atteggiamento della medicina ufficiale così? Sì, c'è un certo atteggiamento, oggi sempre più blando. Ci troviamo a casa del signor Dierna. Ho trovato dei problemi perché ho trovato il gabinetto pieno di sporcizia per essere pulito. Il lavandino otturato di sassolini. I fili delle luci a casa sono tutti scappati. Ho dovuto chiamare il fontaniere, quello per il gabinetto e l'elettricista. Ho fatto la domanda all'istituto per il rimborso di soldi, la domanda non c'è. Se c'è qualche ragazzo che vuole fare qualche domanda, pregato di avvisare. Vecchio sistema di potere che ha schiacciato il nostro paese sta articolandosi. C'è una volontà di protagonismo, di partecipazione molto più ampia del passato. Il dialogo con le nostre mani, la nostra autonomia, la nostra indipendenza, particolar modo si sente molto poco, si avverte molto poco la presenza della mafia. Cioè, io, cittadino ragusano, in quanto ragusano, non avverto la presenza della mafia. Vorrei sapere per quale motivo, noi non lo sappiamo, ce ne rendiamo conto. Cosa ti dice? Massimiliano delle azioni civili nella storia della Sicilia, ma voi sapete meglio di me, e questo probabilmente è stata una delle ragioni per le quali la mafia è arrivata dopo, ma è arrivata dopo, non è che non è arrivata. Ricordiamoli con compostezza, ma soprattutto cerchiamo di fare in modo che tutti coloro che perché hanno resistito all'intimidazione estorsiva e facevano magari i commercianti e sono stati uccisi, o perché hanno resistito alla intimidazione di gruppi mafiosi che non volevano che quello magistrato facesse un certo processo, sono caduti, o perché hanno praticato una strategia di attacco al crimine organizzato nuovo, tra ritirarsi, cedere e andare avanti e fare il loro dovere o di cittadini o di uomini delle istituzioni, hanno deciso l'etica della responsabilità. E sarebbe un gran piacere al dottore Cardaci, presidente prima della delazione ci sarebbe da nominare. Vabbè, intanto i nominativi, i nomi dei componenti della commissione del diritto potere li conoscete, li abbiamo già comunicato, però dobbiamo nominare tre scrutatori che probabilmente possiamo identificare nelle stesse persone della commissione del diritto potere.
al numero 2, il primo era la lezione di Giorgio Nicchio, presidente spettatori, che è stato operato con la proposta che ha fatto della commissione stessa. Stili e compiti in questi giorni. Ha un particolare significato perché stiamo uscendo da un quadriennio che ha portato anche in campo nazionale determinate rettifiche di impostazione di politica generale delle economie. Ma è una modifica di impostazione di politica generale del CONI che riguarda però anche direttamente noi, in quanto sapete che recentemente col passaggio dalla gestione Gattai Pescante alla gestione adesso Pescante. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, donaci lo spirito di